Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi è strategie per aumentare i tuoi appuntamenti. Quindi se sei un fotografo, seguimi, ti parlerò di quelli che secondo me sono i 5 step principali da seguire per creare una strategia che possa permetterti di aumentare gli appuntamenti con i tuoi clienti. Quindi se sei un fotografo di matrimoni, questa strategia ti permetterà di capire in che modo aumentare i tuoi appuntamenti con le future coppie di sposi. Quindi adesso ne parliamo, ma prima di tutto, se non mi conosci, io mi chiamo Stefano Martelli, sono un business coach per fotografi, quindi mi occupo di aiutare i fotografi a migliorare la loro attività. Soprattutto mi occupo di aiutare i fotografi di matrimoni, quindi io nasco come fotografo di matrimoni, infatti io stesso sono un fotografo di matrimoni che aiuta altri fotografi a ottenere il loro successo. Come sempre nella descrizione dei miei video trovi tutte le informazioni sui miei percorsi di marketing, di affiancamento e di consulenza, ma veniamo a noi. Allora, innanzitutto a chi è rivolto questo video, quindi facciamo chiarezza fin da subito. Allora, questo video è valido per te se parti da zero, quindi se sei un fotografo che deve partire, quindi vuole fare della fotografia di matrimonio il suo lavoro e non solo, e quindi vuole reperire i suoi primi clienti, oppure sei appena partito, magari da meno di un anno, e sei partito ma non hai una strategia valida per aumentare gli appuntamenti con i tuoi clienti, questo video è validissimo per te. Allo stesso modo, anche se sei un fotografo di vecchia data e hai subito un declino delle richieste negli ultimi anni o nell'ultimo periodo, allo stesso modo capirai quali sono le strategie più efficaci oggigiorno. Io infatti seguo sia fotografi che devono partire o che sono partiti da poco, sia fotografi che magari fanno questo da 30, 40, 50 anni. Quindi nei miei percorsi di consulenza seguo fotografi di ogni tipo. Ed è valido per te appunto se ti occupi per lo più di matrimoni, ma non solo. Infatti, diciamo, le strategie che adesso ti andrò a spiegare sono valide non solo se ti occupi di matrimoni, soprattutto se ti occupi di matrimoni, ma anche se ti occupi magari di servizi di famiglia, gravidanza, coppia, newborn e via dicendo, perché poi è tutto molto legato, sono servizi molto legati tra di loro. E quindi innanzitutto, ecco, chiariamo anche questo: perché dovresti voler aumentare i tuoi appuntamenti? Perché è logico che noi, per avere un business sostenibile, per fatturare, per guadagnare, abbiamo bisogno di una strategia che ci permetta di avere un quantitativo sempre costante di appuntamenti. Non possiamo noi permetterci di affidarci al caso o al passaparola o alla fortuna per i nostri appuntamenti. Quindi la nostra attività come fotografi vive di appuntamenti con potenziali clienti. Se noi non abbiamo appuntamenti o non sappiamo come aumentarli o come averli in modo costante, la nostra attività viene svolta a caso, quindi viene demandata completamente al caso. E ovviamente un'attività che viene demandata al caso è un'attività, è un business instabile, ok, che potrebbe fallire da un momento all'altro. Quindi è bene avere una strategia che ti permetta di acquisire costantemente nuovi appuntamenti. Allora, vediamo il primo step che ti consiglio di applicare, diciamo così. Allora, innanzitutto tu devi fare un'analisi del tuo target di riferimento, quindi devi chiederti chi sono i tuoi clienti ideali, cosa cercano, cosa puoi offrire loro di unico. Quindi devi fare tutto questo tipo di analisi. Deve essere chiaro per te chi sono i tuoi clienti ideali. Se fai matrimoni, i tuoi clienti ideali sì, sono le future coppie di sposi, però sono le future coppie di sposi che cercano che cosa? Ok, perché non è che tutte le coppie di sposi sono uguali e nemmeno tutti i fotografi sono uguali. Pertanto è giusto trovare il giusto intreccio, ok? Ci sono clienti ideali per te, clienti più ideali per altri fotografi e via dicendo. Quindi si tratta anche un po' di capire quello che può essere il tuo posizionamento, cioè quali sono le tue unicità, il tuo fattore differenziante, quello che ti distingue dalla concorrenza. Devi trovarlo ed è una cosa su cui io spingo molto anche con i fotografi che inizio a seguire nelle mie consulenze. È una delle prime cose che si fa, cioè cercare di capire cosa puoi offrire tu di unico sul mercato, quindi ai tuoi clienti.
chi sono i tuoi clienti ideali, cosa cercano, cosa puoi offrire loro di unico, quindi deve esserci un match tra quello che cercano e quello che tu puoi offrire, ok? Non tutti i clienti sono ideali per te, non è che qualsiasi tipologia di futura coppia di sposi per te è ideale, quindi dipende da cosa offri, dipende dai tuoi prezzi, dipende da tante cose, ad esempio... Io con il mio servizio ibrido ho trovato la mia unicità, quindi il mio posizionamento. Io sono il primo in Italia che offre un tipo di servizio dove faccio foto e video da solo ai matrimoni, e questo mi va a posizionare nel mercato, va anche a definire chi è il mio cliente ideale. Il mio cliente ideale chi è? È quella coppia di sposi che non vuole tanti operatori al matrimonio, che non vuole un video lungo, che non vuole chissà che cosa, niente di articolato, niente di troppo costoso. Quindi la mia soluzione è ideale per questo cliente e il cliente è ideale per la mia soluzione, e quindi deve esserci questo match. Fai un'analisi del tuo target di riferimento, ma non solo, di quello che tu puoi offrire di unico, e fai in modo che questa cosa, che ci sia un match tra domanda e offerta, in poche parole. Poi studia la tua CTA. La CTA è la call to action, ok? Cioè, cosa puoi offrire ai tuoi potenziali clienti? Quindi, un potenziale cliente perché dovrebbe prendere un appuntamento con te? Perché dovrebbero entrare in contatto con te i tuoi potenziali clienti? Quali vantaggi offri? Ok? Offri un'offerta? Offri appunto un'offerta in scadenza, una promozione? Offri una guida gratuita, un vantaggio? Cosa? Perché io, se mi sto per sposare, magari vedo la tua pubblicità o ti scopro online, perché devo contattarti? Perché devo disturbarmi io cliente a contattare te fotografo? Quali vantaggi mi offri? Non è che perché solo perché fai delle belle foto allora io ti devo contattare, no, devi darmi un motivo valido. Questo motivo valido deve essere nei tuoi contenuti social, deve essere sul tuo sito, okay? Un valido motivo può anche essere: compila questo modulo sul sito per ricevere subito il listino prezzi con le promozioni valide fino alla fine del mese, ok? Che vantaggio offri in questo caso? Offri il vantaggio di scoprire subito il listino prezzi per i tuoi clienti, offri il vantaggio di vedere quali sono le offerte di questo mese. Quindi perché dovrebbero entrare in contatto con te le coppie di sposi? Perché magari potrebbero avere un vantaggio nel scoprire il listino e le offerte. E quindi cosa puoi offrire il listino? Però si possono offrire anche tante altre cose. Però devi studiare in che modo attirare i tuoi potenziali clienti e spingerli a compiere un'azione, perché call to action significa chiamata all'azione, quindi compiere un'azione. Step 3. Studia un'offerta valida, quindi studia un'eventuale promozione che puoi applicare. Ci sono tante strategie di prezzo e di, tra virgolette, manipolazione riguardanti il prezzo, che io spiego anche nelle mie consulenze, ai fotografi che si rivolgono a me, e ci sono tante strategie di promozione. Studia un listino prezzi efficace. Sconsiglio sempre di lavorare a preventivo, ma il listino ti dà più stabilità e più credibilità. Studia però un'offerta valida sulla base dell'analisi che hai fatto, di quello che offri, di quello che proponi, eccetera eccetera. Studia un'offerta valida, mi raccomando. Step 4. Sfrutta le sponsorizzate sui social. Una volta che tu hai capito, hai fatto tutta la prima analisi, hai studiato quale può essere una call to action valida, hai capito qual è la tua offerta, ok, a livello di proprio proposta di mercato, prezzi, listino, promozioni, tutto quello che puoi fare, a questo punto hai capito quale può essere la strategia dietro a una sponsorizzazione sui social. Perché le sponsorizzate sui social? Ripetiamolo: perché sono il metodo più efficace oggigiorno per promuoversi come fotografi, per promuovere la tua attività come fotografo di matrimonio. Infatti le sponsorizzate sui social sono molto più efficaci rispetto a portali come matrimonio.com, sono molto più efficaci rispetto a negozi fisici, pubblicità cartacee, fiere, eventi, qualsiasi tipo di pubblicità tu conosca o ti venga in mente. Le sponsorizzate sui social sono il tipo di pubblicità migliore che tu puoi fare. Ma perché? Innanzitutto perché costano poco. Primo,
Seconda cosa, tu devi creare una campagna di acquisizione dati. Se non sai come si fa, contattami, fissa una call conoscitiva con me che ti spiego anche quello che è il nostro metodo con il quale aiutiamo i fotografi di matrimonio ad aumentare appuntamenti con coppie di sposi in target. Possiamo farlo noi per te se è una cosa che non ti va di fare, però va fatto. Quindi creare una campagna di acquisizione dati, cioè dobbiamo fare in modo che nel momento in cui abbiamo un business come fotografi di matrimonio, noi dobbiamo fare pubblicità sui social e dobbiamo fare in modo che tramite il sito o tramite un modulo che noi creiamo su Facebook stesso, dobbiamo acquisire i dati della futura coppia di sposi. Perché? Perché acquisire i dati di questa coppia ci permette di avere poi il controllo su questo contatto, quindi poter ricontattare la coppia, poter mandare delle promozioni, poter mandare delle email a tutta una lista di contatti profilati, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente le sponsorizzate ci permettono anche di targetizzare l'area che vogliamo andare a colpire, gli interessi, l'età, eccetera, 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 ok? Quindi mi raccomando, una volta che hai studiato tutti i primi step, la strategia, la applichi sulle sponsorizzate. Step 5, crea la tua presenza online, quindi non cadere nell'errore di dire ok, mi faccio la pubblicità e non faccio nient'altro, ma cerca sempre di creare un po' di presenza online. Tieni in considerazione che una futura coppia di sposi o comunque dei potenziali clienti, una volta che ti scoprono, vedono la tua sponsorizzata o magari non la vedono e ti scoprono perché ti trovano sui social, devi fargli trovare del materiale, quindi deve esserci una pubblicazione costante di contenuti. Adesso non è che devi per forza pubblicare chissà quante cose ogni giorno sui social, basta anche poco, ma l'importante è che pubblichi qualcosa, anche solo 2 o 3 post a settimana, 2 o 3 foto a settimana. Io, come dico sempre a tutti, anche ai fotografi che seguo, è che la cosa migliore è metterci la faccia, quindi farsi conoscere, creare empatia e fiducia con i clienti che iniziano a seguirti online. Però se non ti va di farlo, l'importante è che almeno qualche foto e qualche lavoro con costanza lo pubblichi almeno 2 o 3 volte a settimana. Questo perché chi guarda le tue sponsorizzate poi magari va sul tuo profilo e se non trova niente o l'ultimo post è di 5 mesi fa, perdi proprio di credibilità, ok? Quindi questi sono i 5 step secondo me molto efficaci che ti possono permettere di aumentare fin da subito i tuoi appuntamenti. Ripetiamolo molto rapidamente. Quindi devi sapere chi sono i tuoi clienti ideali, cosa cercano, cosa puoi offrire loro di unico e quindi qual è il tuo posizionamento. Se manca questo primo step, è logico che puoi avere difficoltà ad aumentare gli appuntamenti. Studia la call to action, quindi cosa puoi offrire, perché dovrei prendere un appuntamento con te, perché dovrei entrare in contatto con te o lasciarti i miei dati. Anche questo deve essere molto chiaro. Studia un'offerta per non farti trovare impreparato, devi avere una bella promozione, un bel listino molto efficace, molto che spinge poi la coppia a essere realmente interessata. E poi applica tutto questo sulle sponsorizzate, ok? Sui social, 5-10 euro al giorno, inizia la tua campagna pubblicitaria di acquisizione dati. Questo ti permette di mandare messaggi, chiamare, mandare delle email con delle promozioni anche future e via dicendo. E poi non dimenticarti di strutturare la tua presenza online, quindi pubblica costantemente contenuti perché chi ti vede poi deve trovare questi contenuti e anche i contenuti in modo anche organico possono permetterti di incrementare gli appuntamenti, va bene? Quindi questi sono i 5 step, fammi sapere anche tu con un commento se questo video ti è stato utile, se lo applicherai, se hai bisogno di me puoi contattarmi, trovi i miei contatti nella descrizione del video. Comunque lascia un like, un commento, iscriviti al canale se sei un fotografo, soprattutto di matrimoni, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!